Il motivo per cui facciamo così fatica anche a capire il rapporto causale tra quello che è la cioè quello che succede per via della tecnologia e quello che succede per altri motivi è che il radicamento di internet è successo in contemporanea e anche stato causa, ma è stato anche causato da una serie di altre dinamiche di ordine macro che invece sono diverse, che sono quindi da una parte la finanziarizzazione dell'economia, che non è successa per via di internet, è successa assieme a, un'altra parte è sicuramente il portarsi a compimento del principio di individualizzazione. Il principio di individualizzazione è stato, diciamo, definito in sociologia molto prima che arrivasse internet, però sicuramente è andato avanti per tutto, almeno per tutto l'Ottocento e il Novecento, e oggi siamo una società enormemente più individualizzata. Un altro pezzo ancora è la precarizzazione radicale, quindi la messa in crisi dei rapporti di lavoro tradizionali, le migrazioni che sono una questione enorme, perché se prima all'interno del paradigma, del sistema coloniale, le migrazioni erano comunque controllate, almeno quelle in Occidente, in modo, diciamo, utilitaristico per i colonialisti, oggi che è una fase di neocolonialismo, se vogliamo, cioè postcolonialismo neocoloniale, se vogliamo, le migrazioni avvengono secondo altre logiche e quindi, diciamo, c'è una messa a confronto di sistemi di vita che si pensano tradizionali, anche se non lo sono, come ho detto prima, con altre forme di pensiero, ma soprattutto con forme di emergenza, chiaramente sondate da altre cose. Ultimo pezzo c'è anche il discorso del cambiamento climatico, che non è sconnesso anche questo, perché sta trasformando radicalmente il mondo proprio fisico in cui viviamo e si porta dietro anche tutto il resto, perché chiaramente i migranti climatici saranno la grossa trasformazione demografica dei prossimi anni. Quindi è molto difficile capire dove, come, perché, cioè qual è il rapporto causale tra la tecnologia e il resto, anche la mobilitazione politica.